mondo circolo didattico ha ospitato in questi giorni gli allievi dell'Istituto Superiore Carlo Levi di Marano, con i quali siamo in alternanza scuola-lavoro. E gli allievi del Carlo Levi hanno illustrato ai nostri piccoli della scuola primaria gli obiettivi della Fondazione Onlus Amor Maria Marino, e hanno sensibilizzato ovviamente all'acquisto dei panettoni per devolvere tutto il ricavato in beneficenza per la ricerca medica. E oggi, in occasione del nostro convegno, ci saranno i genitori che numerosi acquisteranno i panettoni per devolvere il ricavato. Gratuitamente i malati oncologici con l'ossigeno zonoterapia. Siamo presenti ad oggi su tutto il territorio quasi nazionale, più di 1000 pazienti sono in cura da noi e stiamo aiutando i piccoli e grandi guerrieri per migliorare la qualità di vita, per potenziare il sistema immunitario e per ridurre gli effetti collaterali dall'ossigeno zono. Gli effetti collaterali dalla chemio con l'ossigeno zono. Se vorrete, potrete aiutarci, sostenerci con le donazioni che oggi noi, grazie alle donazioni e all'Istituto Levi, con un progetto scuola-lavoro, stiamo dando dei panettoni e dei pandoro attraverso le donazioni per iniziare una importante ricerca con l'Università dell'Aquila sul tumore del pancreas e l'ossigeno zonoterapia. Questa ricerca sarà intitolata a un nostro guerriero che purtroppo non ce l'ha fatta, un ragazzo di 35 anni, e sarà dedicata a Michele. Quindi facciamo un applauso e salutiamo tutti Michele, grazie. Allora, siamo con il preside dell'Istituto Carlo Levi di Marano. Stamattina una giornata importantissima dedicata anche alla solidarietà. Sì, alla solidarietà di un centro che si occupa di ossigenoterapia e che ozonoterapia, scusate, e che quando mi è stato proposto di poter collaborare con loro, subito abbiamo colto l'opportunità e quindi ci siamo attivati per poter portare avanti anche in minima parte con il nostro contributo questa ricerca che loro fanno. Tra l'altro abbiamo anche organizzato una sorta di attività d'alternanza scuola-lavoro con questa cooperativa, quindi speriamo di ottenere il meglio, di continuare sempre in questo aiuto che possiamo dare agli altri. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Ringrazio la professoressa Alfè per questa opportunità che ha dato a noi della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. Ringrazio la professoressa Schiattarella, la professoressa Dorsi, tutti quanti voi per questa splendida occasione. Noi siamo una fondazione che ci occupiamo di ricerca e terapia gratuita a basso costo per malati oncologici. Siamo presenti su tutto quasi il territorio nazionale, ci interessiamo di ossigeno zonoterapia, che è un gas medicale naturale adiuvante di sostegno alla chemio e alla radioterapia, che va a potenziare gli effetti della chemio e della radio e a ridurre gli effetti collaterali. Abbiamo cominciato una sperimentazione con l'Università dell'Aquila sul glioblastoma multiforme e ossigeno zonoterapia, che il glioblastoma è un tumore cerebrale ad alto tasso di mortalità e dove purtroppo si sta molto diffondendo, soprattutto in ambito pediatrico, dove noi abbiamo avuto dei casi di negativizzazione e di sospensione della malattia. Adesso con l'Università dell'Aquila noi stiamo cercando di raccogliere fondi per iniziare uno studio sul tumore del pancreas e ossigeno zonoterapia. Il tumore del pancreas oggi è il più aggressivo dei tumori addominali e questa ricerca noi la intitoleremo e la dedicheremo a un nostro guerriero che ha lottato e che noi abbiamo sostenuto, però purtroppo era già arrivato da noi in una situazione molto molto avanzata, che è Michele. Michele è un angelo che protegge tutti quanti noi, di 35 anni, che purtroppo da un mese non c'è più, ma grazie ad Antonella, la sorella di Michele, noi stiamo raccogliendo fondi e a maggio speriamo di iniziare questa ricerca sul pancreas per dare delle speranze concrete a tutti quanti voi.
Allora vi ringrazio, passo la parola alle nostre sentinelle che non abbandoneranno i guerrieri. Un abbraccio a tutti, saluto Antonella e un applauso al nostro Michele. Grazie per la parola alla dottoressa. Noi siamo qui per parlarvi dell'esperienza in cui siamo state coinvolte quest'anno. Ci chiamiamo appunto Sentinelle della Speranza perché abbiamo avuto il compito di diffondere la solidarietà e l'empatia che oggi scarseggiano. Siamo state coinvolte in questo progetto appunto e abbiamo, con la vendita dei panettoni e dei pandori, come ha detto prima la professoressa Alfee, abbiamo raccolto numerosi fondi per la ricerca, che è fondamentale per questa fondazione perché non ha scopi di lucro. Perfetto, siamo in compagnia della professoressa Alfee, docente del Circolo Carlo Levi di Marano. Questa mattina, professoressa, un evento importante, giovani, cultura, ma soprattutto cultura e solidarietà che si incontrano. Certamente, quest'anno tra le tante attività di alternanza abbiamo aderito al sostegno da dare alla Fondazione Onlus Maria Guarino Amor, attraverso delle attività che hanno visto coinvolte tre classi del nostro istituto che hanno collaborato nella raccolta dei fondi destinati alla ricerca per il tumore del pancreas, ed è stata un'esperienza veramente di grande emozionalità. Le ragazze hanno aderito con entusiasmo e hanno raccolto fondi donando un panettone o un pandoro. L'adesione è stata veramente massiva, il 99% della popolazione scolastica interna ed esterna ha acquistato un panettone o un pandoro e la raccolta è stata veramente interessante. Le ragazze hanno appreso veramente notizie importantissime circa il volontariato e i concetti di solidarietà, di empatia, di sostegno alla comunità, che porteranno sicuramente come un seme da coltivare nel corso della propria esistenza. Let us know, let us know, let us know.